bella, piglia pisce, pisci fetta. Vola, vola, palometta, piglia pisce, pisci fetta. E li metti no banaro di lovecchio siminzaro. E li metti no banaro di lovecchio siminzaro. Sono Antonino La Barbera, presidente dell'associazione Beccacciai e Perniciai, associazione che opera in Sicilia da un po' di anni e che da oltre un ventennio svolge qui nel territorio di Burgio, nella provincia di Agrigento, il monitoraggio e censimento della beccaccia. Questo uccello migratorio migra numeroso dal Paleartico, nella zona del Paleartico occidentale, quindi quello nostro, dalle zone di nidificazione a quelle di svernamento, e Burgio è stato nel tempo eletta come patria di questo uccello meraviglioso, e noi qui con l'ausilio e con le autorizzazioni dell'azienda Foreste, con l'aiuto anche con il cane da ferma, contiamo numericamente questo uccello nel suo habitat naturale. È un'attività di studio che non ha nulla di cruento e ha un disturbo molto limitato, perché si svolge in pochi giorni, e consideriamo che nella foresta demaniale di Burgio è una foresta di circa 6.000 ettari, e quindi in questo areale, in questo paradiso terrestre sapientemente tenuto e curato dalla regione siciliana, questo scolopacide, dicevo, ha la sua sede ideale di svernamento. Noi con il cane facciamo soltanto una ricerca, e il cane, quando individua la beccaccia, questa si invola e si va a rimettere in un altro sito. Noi contiamo. Allora, noi abbiamo notato che anche in periodi in cui la nidificazione non ha dato quei frutti sperati nelle zone proprio di riproduzione, invece la foresta di Burgio ha contato anche 40, 50, 60 conteggi, ed è un numero molto elevato, perché se noi consideriamo che in altre parti anche d'Italia Questo scolopacide non è così numeroso, questo ci fa capire che in questa sede proprio questo uccello ha la sua naturale sede, e quindi questo anche perché la foresta è ben tenuta, cioè ci sono animali al pascolo, ci sono tutte quelle condizioni ideali affinché possa svernare tranquillamente. Da qui poi riparte e ritorna ai propri siti di nidificazione. Bettata di domenica nascisti, l'uluni di Piero a battiari, l'ubarti di lipedi ti miscero, l'umercoli ti ricasti a camminare, l'ugnovi di alabissa ti misti, l'uvenni ritisti a confissare, l'usabato a tomaci ci dicisti, mamma che io mi voglio maritare, mamma che io mi voglio maritare. Allora, manifestazione all'insegna dell'ambiente oggi a Burgio. Burgio un po' rappresenta dal punto di vista sia culturale e anche ambientale uno dei centri più interessanti della Sicilia. Lei, in qualità di burgitana, quindi assessore alla regione, come vede Burgio, le opportunità e naturalmente la possibilità di poter intervenire anche sui territori dell'area interna, visto che lei è un emblema della Sicilia interna, cosa si può fare? Sì, intanto appunto ricordiamo che oggi siamo qui all'Hotel Feudo, che siamo, diciamo, nel cuore del parco dei Monti Sicani, e penso che c'è molto da fare, intanto appunto valorizzare questo bosco. Io dal canto mio, insieme comunque agli altri assessori, stiamo provando nella nuova programmazione europea a mettere su un impianto per valorizzare tutti i parchi della regione siciliana e soprattutto renderli fruibili maggiormente alle scolaresche della nostra regione, perché sono convinta, da assessore all'istruzione, che i giovani devono conoscere
bene il territorio siciliano e devono cominciare ad amarlo, e quindi anche loro in primis devono rispettarlo, e quindi ci vuole chiaramente, diciamo, una campagna educativa. E quindi quello che proveremo a fare è proprio questo: valorizzare questi posti, valorizzare Burgio, che appunto oltre al parco, diciamo, è un paesino che è un gioiello, possiamo dirlo, del territorio siciliano, noto per la ceramica, per la fonderia di Campane, che è l'unica nel territorio siciliano. Beh, penso che ci sia tanto da fare. In questi mesi abbiamo già dato dei chiari segnali all'amministrazione e alle istituzioni in generale del territorio, che finalmente c'è un governo regionale che vuole occuparsi dei piccoli centri e soprattutto di Burgio. Grazie. Grazie a voi. Perfetto, complimenti. Grazie. Pazza, ne già